che mezzi si muove il pellegrino la mattina? Con l'ascensore. Iscrivetevi! A mani in cuore se li mettiamo in cammino. Forse in questo cammino più che altri, che in altri sono state le persone che abbiamo incontrato a fare la differenza rispetto ai luoghi che abbiamo visitato. Ecco, una cosa che non ci aspettavamo, che ci ha sorpreso in positivo. E ora verso il provinciale. Dovrebbe essere la chiesa di Villa Razzo, anche qui rigorosamente con campanile separato. Io nella mia teoria ce l'ho, ma poi la verificherò su internet. San Sebastiano, come potete vedere benissimo dal santo trafitto delle frecce. Ora stiamo percorrendo la via Postumia sul sentiero degli Ezzelini e per un breve tratto coincide con la via di Sant'Antonio, che Giulia vuole fare tre volte pellegrini, due, perché la via degli Ezzelini non è un cammino. Oh, che bello, siamo di fianco al fosso, non mi ricordo il nome. Una bella portata e bello veloce. Come sentite è il fosso del Muson. Oh, che bello, un sentiero all'ombra. Finalmente abbiamo lasciato la pace del provinciale di via Poisolo. È un po' basso per buttarsi giù lì. Se un altro, anche oggi l'acqua a fianco mentre si cammina non manca. Il fosso del Muson. Qui siamo sul sentiero degli Ezzelini. Che cosa facevano nella loro vita gli Ezzelini? Scusami, mi ricordo Ezzelino da Romano. Non te lo ricordi? Era un cliente al tirapiedi, non mi ricordo il quale, non so se di della scala, qualcun altro era stato mandato a presidiare una piazza forte qui in Veneto e si è fatto talmente odiare dalla gente e l'hanno fatto a pezzi. Lui, quando poi è tornato il suo feudatario, il suo capo, la gente l'ha quasi accolto in finalmente sei stato tu quello che ci hai lasciato. Allora, mi ricordo vagamente così e poi magari sta dicendo una serie di castronerie. Abbiamo trovato il primo segno via del cammino di Sant'Antonio da Padova. Lo faremo? Non lo so, chi lo sa? Da Padova scende a Raverna passando per la Valmarecchia. Però via Postumia noi è segnato dritto. Buongiorno, no. Dai, due in cammino. Oggi è una tappa ancora più breve di quanto pensassimo, perché ci è saltata l'accoglienza che avevamo trovato a Facca e ne abbiamo trovato un'altra a Cittadella, che è un po' 3 km più vicina. Per cui sì, faremo 18 km circa. Però alloggeremo in pieno centro di Cittadella, così potremo visitarla con calma e a nostro comodo. Niente, dritti, però abbiamo fatto il sentiero degli Ezzelini, per un po' gireremo verso sinistra per attraversare il castello di Godego e poi via altri paesi fino alla Cittadella. Hai dormito bene? Ho dormito benissimo al convento delle discepole del Vangelo.
del Vangelo, si sono gentilissime, molto accoglienti. Fatto un po' di, abbiamo anche chiacchierato un po' di cammini, ogni tanto fa piace no, parlare con la gente, sennò siamo solo sempre io e te. Sì, diventiamo, io. Diventiamo due orsi, diventiamo. Sì, ma te no, state veramente carine, sì, ottimo, siamo a Castello di Godego, Godego. Oh, c'è l'erba un po' alta, eh? C'è l'erba un po' alta e bagnata. Eh sì. Oh, senti bene, venticello fresco. Nella toponomastica è rimasto ancora qualcosa della via. Docce per pellegrini in azione. E lo stormo disturbato dal nostro passaggio. Galliera Veneta. Vediamo se... Tornati, anche se per un breve tratto di circa un chilometro tra i campi, ma poi dopo usciamo di nuovo su asfalto perché saremo prossimi a Cittadella, la meta di oggi. Ed ecco, siamo arrivati a Cittadella. La camera è quella lì, quella lì. Mi sa che stanotte tra le fontane e la gente che farà baldoria qua sotto ci conviene addormentarci presto. Cittadella fa parte, assieme ad altre, per esempio anche Castel Franco Veneto, di un'associazione di città fortificate. Immagino che anche Montelegione, però Montelegione è più un castello. Sì. Palmanova invece è in Friuli. Montelegione in Toscana. Montelegione in Toscana. Ma penso sia europea questa.